Una volta raggiunta una certa età, diciamo 10 anni, 12, si insegnava la manualità. Dopo le elementari si frequentava l'avviamento professionale al lavoro. La prima cosa che veniva insegnata era l'intreccio, la realizzazione della treccia a tre capi, usando il giunco sardo. In Capitano si chiama Sessini. Qui da noi, in zona, in Barbagia, lo chiamavamo giunco femmina, che è un giunco pieno, triangolare. Con la treccia, una volta ottenuta, si facevano le borse avvalendosi di una forma, mentre col cordoncino a due capi si impagliavano delle sedie. Va notato che si tratta di un esercizio che mette in movimento tutte le dita, tutte, nessuna esclusa. Questo tipo di corde veniva usato un po' dappertutto. Per esempio, veniva usato per intrecciare le stuoie, per legare i fassoni, per fare le corde con cui tenere, domare i buoi. Questa invece è la corda, che può essere di diverse dimensioni, grossa, fine. Quando con questo tipo di corde si impagliavano le sedie, però in Sardegna in generale questo tipo di corda veniva usata attorcigliandone tre insieme, si otteneva la fune per domare i buoi all'orecchio e per prendere al laccio. Impercettibilmente vengono attorcigliati tutti e due i fili. L'intreccio del tappeto era il primo intreccio che veniva proposto, perché si tratta di un intreccio molto semplice. Il filo va, una volta fatto l'ordito, sopra, sotto, sopra, sotto. Si torna indietro attorno a un asse metallico che però ha dei fili paralleli, e dove si è passati sotto si passa sopra. Era un tappeto per uso, come chiamiamolo così, uso zerbino, via. Questa è la treccia a tre capi di lavanda, stele di lavanda, fatta da diversi anni, asciutta. Sempre come precedentemente si lavora o fresca oppure inumidita opportunamente una volta secca. Puoi intrecciare dei cestini, per esempio, con la lavanda. Si può fare per guarnizione, non ha resistenza, non puoi usarla come corda. Praticamente si usa come, so, si fa un intreccio, per esempio, di un fiasco, di una bottiglia, di una damigiana. Sto facendo una treccia piatta a quattro capi, però può essere fatta a 6, a 8. Allora io intreccio
Parto da sinistra, vado sopra, sotto, sopra, e però l'ultimo che ci passo sopra lo sposto così, lo sposto verso sinistra, si intreccia sempre da sinistra a destra, così, diretti, questo torna un po' indietro, per cui alla fine ogni capo ha fatto il suo lavoro avanti e indietro. Naturalmente la tecnica comporta che non si deve mollare quando si sta lavorando. Non si deve lasciare il lavoro a metà, assolutamente. Questo viene meglio però quando le strisce sono tonde. Però per rendere l'idea, ecco, questo è l'incrocio a quattro capi. È una specie di Scooby-Doo. C'è da notare questo, che una volta si vede il rovescio della pelle e una volta si vede il diritto, mentre nell'intreccio piatto si vede sempre il diritto da una parte e il rovescio dall'altra.